Una multa da 40.000 euro ed un turno di chiusura del settore distinti. Questi provvedimenti del giudice sportivo in seguito a quanto accaduto domenica sera all'Arechi durante Salernitana-Udinese. Il lancio di fumogeni e altri oggetti sul terreno di gioco, ma anche cori razzisti verso Pereira, autore del quarto gol ospite, alla base della mano pesante. C'è da dire che l'argentino avrebbe potuto tenere un comportamento più consono, vista la delicatezza del momento, magari mostrando la dedica scritta sotto la maglia di gioco ad una telecamera posizionata in un'altra zona del campo, anziché cercare quella verso la curva sud. L'Udinese, una lezione di cui tener conto nella prossima stagione. Nessuno regalerà nulla e dunque nessuno si dovrà regalare nulla, giusto così. La Salernitana ha subito incaricato il suo pool di regali di impugnare il provvedimento e di presentare ricorso. La chiusura dei distinti per un turno sarebbe un grave colpo per una società che vuole quanto prima lanciare la campagna abbonamenti, che punta anche alla riapertura completa della curva nord. Lo ha ribadito anche questa mattina l'AD del club granata Maurizio Milan, intervenuto insieme al tecnico Davide Nicola alla presentazione di Sentimento Granata Macte Animo Volume 3. La nuova collezione targata Creativa Studio di Giovanni Sapere, in vendita sul sito sentimentogranata.it e nei store ufficiali a partire dal prossimo 2 giugno, è la produzione che ricorre nell'anno dello storico ritorno in massima serie dopo 23 anni del racconto della cavalcata memorabile verso la salvezza in una stagione importante e tanto attesa per Salerno, perché segna la fine di un ciclo durato 10 anni, inizio dell'era Iervolino. Attraverso l'applicazione More Globe, disponibile per iOS ed Android, basterà inquadrare le figurine appositamente contrassegnate e si potrà vivere una straordinaria esperienza di realtà aumentata, ripercorrendo le emozioni della stagione granata. Questa edizione prevede una speciale riproduzione delle maglie in 3D della Salernitana, dello Stadio Arechi, ed un originale capitolo dedicato alla tifoseria. In realtà aumentata sono stati inseriti ancora nella collezione Sentimento Granata Volume 3 diversi contenuti, dagli highlights delle gare, un vero e proprio film del campionato, le interviste ai protagonisti, passando dai modelli 3D che prendono vita nella pubblicazione, realizzati con grande cura. Milan ha anche annunciato che domani sarà un incontro con l'amministrazione comunale per definire la convenzione per l'Arechi, in attesa di siglare l'intesa per la concessione. Molto presto poi verranno presentati i progetti per il centro sportivo.